Sono tornata. Ragazzi, sono a Roma. Facendo la sorpresa a mamma, lei non lo sa che io sono tornata, infatti anche sui social non ho detto niente perché lei mi segue, quindi avrebbe scoperto tutto. Io vuoi salutare mamma? Ciao a tutti, sono in Italia, sono a Roma, sono tornata dal viaggio di 7 mesi in Centro e Sud America e la prima cosa che mi è stata chiesta è com'è stato il rientro, come ti senti? E in realtà pensavo peggio, pensavo fosse più scioccante e invece devo dire che è bello essere qui perché io sono tornata proprio perché soprattutto me lo sentivo, cioè sentivo che era il momento di tornare, quindi ero proprio contenta e è bello essere qua. Però ovviamente la vita, lo stile di vita è completamente diverso, quindi lo stacco c'è, si sente e l'ho avvertito già dal primo momento in cui sono tornata. Comunque andiamo subito al nocciolo. Oggi voglio condividere con voi le 8 cose principali che io ho imparato, che secondo me sono state le più importanti e che sicuramente porterò con me per il resto della mia vita, ovunque io sia. Numero 1, imparare incessantemente. Quando si viaggia, ogni giorno si imparano cose nuove, si impara qualcosa di diverso. E abbiamo invece l'impressione che questo si può fare solo viaggiando. E invece quando siamo nella vita normale, ordinaria, siamo molto più statici e non cresciamo. Cresciamo ovviamente, ma molto più lentamente, impariamo cose molto più lentamente. E anche se non è la stessa cosa di viaggiare, quindi non impareremo cose sicuramente alla la stessa velocità di quando viaggiamo, si può trovare una via di mezzo. Andiamo, partecipiamo ad eventi che ci possono interessare, iscriviamoci a gruppi Facebook. Ci sono così tanti gruppi Facebook in cui io ho incontrato personalmente tantissimi nuovi amici, pure con attività, sport. Tutto ciò che viene in mente, che volete fare, cercate, partecipate, buttatevi anche se siete soli. Numero 2, condividere. Quando si viaggia, le persone sono molto più aperte a condividere, magari da una semplice cosa, quale il cibo che si fanno cene, io ho una cosa, vedo che tu ancora non hai preparato, ti offro la mia, eccetera, anche da cose un po' più diverse come situazioni, come qualsiasi cosa di cui tu puoi avere bisogno, che anche se io ne ho bisogno, te la do perché tu magari hai più bisogno di me in questo momento, o non lo so, si è proprio più portati, si fa in modo molto più spontaneo. Invece molto spesso non siamo portati a condividere, a dare, non perché siamo cattivi, ma perché siamo abituati così. Siamo abituati a vivere una vita molto individuale, molto, molto concentrata su noi stessi ed è molto importante, come dico sempre, pensare a ciò che ci fa stare bene, eccetera, ma è anche importante condividere e capire che dare non necessariamente toglie qualcosa a noi, magari toglie un qualcosa in quel preciso momento, ma uno, forse non è così importante, due, ci ritornerà indietro più avanti. Numero 3, essere grati. Quando viaggi, quando sei lontano da casa tua, ti rendi conto di quante cose magari avevi che non apprezzavi e che adesso ti mancano. Poi, soprattutto se vai in posti molto più semplici e vivi una vita molto più semplice, apprezzi tante cose che noi abbiamo qua e che sono a volte anche un plus, cioè non ne abbiamo bisogno, non sono necessarie, però magari sono più comode, ci fanno stare bene e le diamo per scontato. Ma quando non ce le abbiamo, magari non ci mancano, magari anzi capiamo che possiamo vivere tranquillamente anche senza, però siamo più grati di quello che abbiamo, della vita semplice, siamo più grati delle cose semplici, cioè di respirare, di essere vivi, di camminare, di avere un tetto sopra la testa, di avere cibo in abbondanza, di avere relazioni personali positive, eccetera. Numero 4, ascoltare. Quando viaggi incontri tantissime persone che parlano tanto delle loro esperienze, sembra quasi una gara, che capisco che viaggiare è così bello che vuoi condividere, ma a volte
si incappa in un discorso a senso unico, nel senso non stai ad ascoltare l'altra persona, non sei aperto a sentire e a scoprire, no, altre esperienze di vita, di viaggio, quello che sia. E invito tutti ad ascoltare di più, ascoltare veramente con orecchie, cuore, mente aperti ed essere pronti alla novità. 5. Adattarsi e accettare. Noi molto spesso siamo molto esigenti e che in alcune situazioni va bene, non ci dobbiamo accontentare, no? Dobbiamo sempre puntare in alto e credere in noi stessi che possiamo fare ciò che vogliamo, però dobbiamo anche accettare la novità, gli altri per come sono, le diversità e alcune situazioni in cui ci troviamo. Numero 6. Abbracciare. Mi sono resa conto di quanto noi italiani invece quando ci presentiamo poniamo distanza, perché non so, viaggiando ho incontrato tante persone che o danno i bacetti quando si salutano, anche quando non si conoscono, oppure si abbracciano proprio, dipende ovviamente dalle situazioni in cui sei, dagli ambienti. Io vivo in comunità, insomma sono persone molto più calorose, molto più amichevoli, molto più aperte con gli altri, no? E quindi tantissime persone si presentavano abbracciando, e a me è piaciuto così tanto che ora lo faccio anch'io, e soprattutto lo faccio in Italia, e le persone dicono: ma che strano, ma che stai a fare? Ma perché? Alcune te lo chiedono, alcune dicono: oh, che bello, alcune sono un po' restie. A parte che abbracciare fa proprio bene, cioè rilascia endorfine, quindi se sei giù abbraccia qualcuno e chiedi un abbraccio, e poi crea un po' più di vicinanza con le persone. Mi rendevo conto di farlo, di creare distanza. Una persona si stava avvicinando col bacetto e io gli davo la mano, e ponevo distanza con la persona anche se non la conoscevo. Perché devo porre distanza? Non mi devo sentire minacciata, anzi, vieni. E io ti invito a farlo più spesso, anche se non vuoi presentarti con l'abbraccio perché capisco che non lo fa nessuno, però abbraccia più spesso, comunque cerca dei modi per porre meno distanza con una persona nuova o che già conosci. Numero 7 è seguire di più il mio istinto, ascoltare di più le mie emozioni ed il mio corpo. E questo è anche, diciamo, collegato alla spiritualità. Sono sicuramente entrata molto più in contatto con la mia spiritualità, nel senso di allontanarmi un po' di più dalle cose terrene, dalle cose materiali, e sentire di più le emozioni, la vita, l'energia. Abbiamo perso questa capacità di ascoltare il nostro istinto, la nostra intuizione, il nostro corpo, le nostre emozioni, ma anche a livello fisico. Quando qualcosa succede, noi abbiamo sempre una risposta fisica e noi questa non l'ascoltiamo, perché la mente ci controlla fondamentalmente, e quindi ascoltiamo più il nostro pensiero che la nostra emozione. Numero 8, l'ultimo, riguarda sicuramente il rapporto con me stessa. Quando viaggi, soprattutto se sei da solo, devi contare su te stesso. E quindi è una bella prova, nel senso che devi cavartela da solo, devi trovare delle situazioni a volte anche immediate e senza una grande programmazione, preparazione, e da solo. E quindi ho imparato molto a contare su me stessa, a stare bene da sola, e ho imparato a davvero godermi quello che viene, che sono da sola, che sono con un'altra persona. Ho imparato ad amarmi ancora di più, a stare bene con me stessa ancora di più e a credere in me. Questo è stato un viaggio super importante per me, mi ha trasformato completamente, mi sento davvero nuova e sono davvero felice di come è andata. Non è stato sempre rose e fiori, a volte è stato difficile, a volte mi sono sentita giù, ho avuto delle emozioni negative, ma sono grata per tutto quello che è successo in questo viaggio, perché mi ha portato ad essere come sono adesso. Sono super felice, mi sento davvero cresciuta e sono pronta adesso per qualsiasi cosa venga. Cioè, non sono preoccupata di essere qua, perché mi ricordo che quando sono partita ero un po' stavo un po' scappando da alcune cose. Invece mi ha fatto piacere anche voler tornare e stare bene con quello che ho qua, e anzi prenderlo in modo diverso, quindi portare appunto quello che io ho imparato nel viaggio qui nella mia vita di adesso. Tutto qui, il video è finito, grazie mille per averlo visto, se vi è piaciuto mettete il mi piace, scrivete nei commenti se avete altre domande riguardo i viaggi, riguardo altre cose, contattatemi anche in privato se vi va, e ci vediamo nel prossimo video.